Qual è la differenza tra la caparra confirmatoria e quella penitenziale? Ciao, un saluto da Andrea Rocco. Per presentare un'offerta d'acquisto, l'assegno che affidi all'agenzia immobiliare, che darà al venditore se accetta la tua offerta, fa da conto e impegno formale tra te e il venditore. Solitamente nei moduli utilizzati dalle agenzie immobiliari si fa riferimento alla caparra confirmatoria, mentre in alcuni si parla di caparra penitenziale. Ma qual è la differenza tra le due e qual è il meglio? Ci sono delle garanzie e degli obblighi differenti tra una caparra confirmatoria e quella penitenziale. Nella caparra confirmatoria, per qualsiasi motivo decidi di abbandonare l'acquisto, perdi l'anticipo di denaro che hai versato al venditore. Ma non solo. In alcune circostanze il venditore potrà chiederti tramite un giudice di sborsare altri soldini per eventuali danni causati alla tua rinuncia. Se invece sarà il venditore a tirarsi indietro, dovrà restituirti il doppio dell'anticipo versato come caparra confirmatoria. E in più potrai chiedere tramite un giudice un risarcimento del danno. Avrai pagato l'agenzia o svincolato le somme che avevi investito. Pensa che in alcuni casi puoi richiedere al giudice di obbligare il venditore di concludere la vendita per forza. La caparra penitenziale invece è più semplice. Se rinunci all'acquisto ci rimetti solo i soldi che hai versato con l'assegno di caparra. Lo stesso per il venditore, che ha l'obbligo di restituirti il doppio dei soldi ricevuti. Se hai domande, chiamami oppure vieni a trovare in agenzia. Ciao!